Vino. Whisky. E chewing gum. Ah, buonasera. Sì, forse non potete ancora rendervi esattamente conto di dove ci troviamo, anche perché io sono arrivato un po' in anticipo rispetto all'orario di apertura. Comunque, l'ambiente vuole rappresentare una balera, così come ce la siamo immaginata noi. È la prima tappa di un piccolo giro in quei locali dove la gente si raduna per ballare. Adesso non sta a me spiegarvi quand'è nato il ballo, io posso limitarmi a ricordare che nel Rinascimento il ballo ha trovato il suo splendore nelle varie corti, che dal 1600 si diffuse il ballo a coppie, che poi ha trovato la sua definitiva affermazione verso la fine dell'Ottocento e che dall'Ottocento in poi, attraverso varie evoluzioni, il ballo ha continua ad avere successo. Lascerei anche agli psicologi di spiegare perché la gente balla, quale scopo si agita, si avvinchia, in questo momento si ignora, sempre con un accompagnamento ritmico musicale. Quello che ci interessa è piuttosto l'ambiente e soprattutto le persone che lo frequentano. Ecco, la prima impressione è che questo posto non ha decisamente niente a che fare con le corti del Rinascimento. La sensazione è che un minuetto qui non troverebbe i suoi esecutori più giusti, più adatti, perché, diciamocelo francamente, l'ambiente è un po' meno ricercato. È colorato, vivo, spontaneo, simpatico. Per fortuna niente snob, io sono convinto che il massimo delle cilindrate delle macchine parcheggiate qua fuori è 850 centimetri cubici, che poi è tipico di una clientela popolare, microborghese. Allora cerchiamo di vederla un po' più da vicino, questa fetta di umanità, che così al primo incontro sembra piuttosto simpatica, divertente, spontanea. Ecco. Vedete, ecco. A dimostrazione di quello che dicevo, l'approccio qui è tranquillo, immediato, non si conoscono, ciao come stai, posso sedermi, fatti. Voglio dire, non c'è nessuna tattica ricercata, tutto abbastanza spontaneo, immediato. Anche l'ultimo tocco non ha la segretezza, il fascino della vestizione del torero. Beh, io penso che a questo... Io dico che a questo punto ci siamo e passiamo a incominciare. Giù nell'Arizona, terra di sogni e di chimere, se una chitarra suona, cantano mille capi nere, hanno la chioma bruna, hanno la febbre in cuor, chi va a cercare
tra le rose in fior. L'idillio incominciò e furon baci, carezze audaci, poi le follie della passion. Amo, e la sussurra, è un bacio ardente, la fa tremar, che dal suo dolce amor sussurra ogni or così. Amami, baciami con passione, rendimi, stringimi con ardore, coglimi, la mia vita è come un fiore, fiorisce presto e presto muore, è sol per te il mio cuore. Sarebbe facile, molto facile, fare del colore sulla gente della balera. Sottolineare, per esempio, l'improponibilità di certe cravatte. L'attaccamento patetico alla cotonatura, oramai superata. La preoccupante instabilità di un toupé sbarazzino che spesso è infilato in testa come un basco. Voglio dire, sarebbe facile ironizzare sulle piccole defaillance degli accessori. Ecco, questo è il tipico calzino che nasce corto e finisce inghiottito dalla scarpa. Oppure la clip della pennasfera che trattiene il fazzoletto orlato di pizzo. L'attaccamento alla borsetta che qui ha qualche cosa di morboso. Eppure lo sanno tutti che cosa c'è in quella borsetta di plastica. Una caramella di menta, una carta d'identità, un rossetto Ciel de Paris, Parma, e i soldi per l'autobus. Voglio dire, sarebbe facile fare dell'ironia e sarebbe anche ingiusto, perché quello che conta qui non sono tanto gli accessori quanto lo spirito di questa fetta di umanità decisa a riscattare la noia quotidiana con una botta di vita. Cioè, la determinazione di divertirsi ad ogni costo qui fa quasi paura. Qui non si balla, qui si combatte la guerra contro il tempo libero con eroico accanimento. Thank you. Di Bixio e Cherubini vogliate gradire? Lucciole vagabonde. Quando più fitta l'oscurità scende sulla città, lucciole ansiose di libertà, noi lasciamo i bassi fondi, senza una meta ci incamminiamo e sotto ad un lampione, quando la ronda non incontriamo, cantiamo la canzone. Noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre, schiave d'un mondo brutale, noi siamo i fiori del male. Se il nostro cuore vuol piangere, noi pur dobbiamo sorridere, danzando sul marciapiede, finché la luna c'è. Pallida luna, soltanto tu, la nostra gioventù, vedi ogni notte appassir di più, come un fiore senza sole. Ma se il destino ci spezzerà nel cuore la canzone, solo il coraggio ci bacerà all'ombra dei bastioni. Noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre, schiave d'un mondo brutale, noi siamo i fiori del mal. Se
sul marciapiede finché la luna. Finché la luna c'è. Sì, molto, è un ambiente divertente, strano. Pensa che appena mi sono seduto si è presentato un cameriere. Io ho detto, scusi, avrei sete, potrei... Sparito e si è ripresentato con un fiasco di vino. Ma tu non eri mai stato in una balera? Beh, io veramente non sono mai stato in nessun locale da ballo. No, davvero? Non so neanche ballare. No. No, è perché ho sempre trovato una certa difficoltà a coordinare i movimenti con la musica. Capito? No, non ho capito, cioè, spiegami. Io senza musica ballerei benissimo. Caspita. Se sento un motivo musicale, allora sento le parole. E siccome forse per deformazione professionale do molta importanza alle parole, mi concentro sulle parole, non sento più non la senti. Musica. Disastro. Disastro. Ma possibile che tu non abbia mai ballato in vita tua? Mai. E ti dirò di più che guardando loro come ballano, così rapiti, appassionati, in estasi, capisco di aver perso qualcosa, indubbiamente. Certo che hai perso, perché non provi? No, per carità, ma una vergogna mi prenderebbe una specie di paralisi, proprio non potrei mai. Ma quale vergogna? Bisogna buttarsi. E poi non devi pensare che tutti guardino te. No, sì, certo, questo è vero, sarebbe presunzione, però la vergogna rimane. E onestamente ti dirò, per esempio, ecco, guardando quei due, guarda, ecco, quello lì, per esempio, ecco. Se io non dico meglio di lui, ma più o meno come lui penso che potrei. Potresti cavartelo. Sì, da solo, ecco, se non mi guarda nessuno. Dai, dai, vieni, proviamo. Prova con me. A condizione che ti alzi prima tu, così la gente guarda te e poi vengo a ruota. Va bene, sei pronto? Pronto. Andiamo. Andato. Dove ci mettiamo? Buonasera. Pronta? No, così, ecco. Ecco, non pensarci tanto. Rilassati, sei duro. No, non guardare per terra. Guarda me, guarda me. Come vado? Bene, bene, vai. Beh, più che andare stai fermo. Dovresti muoverti. Bisognerebbe muoversi, sì. Pare che nel ballo aiuti, eh? Sì, sì, aiuta. Io mi muovo a tuo rischio, eh? Sì. Oh, scusi tanto. Scusi, ecco, molto. Bene, così sei, sì, molto spontaneo, comunque, eh? Sì. Però ecco, scusi, un po' più piano. La signorina mi... No, scusa, no, lascia perdere le scuse, altrimenti non segui più il tempo. Ecco, ma questo fatto di seguire il tempo non è un po' una mania, scusa, eh? È una mania. È una consuetudine. È una consuetudine. Sì, si usa. Si usa. No, aspetta un momento. Sì. È cambiato. Che cosa? Il tempo. Ah, non ti preoccupare, ti porto a casa io anche se piove la macchina. No, è cambiato il ritmo, questo è un valzer, non senti? Ecco, chi dice che questo è un valzer, scusa? Io ti dico che è un valzer. Perché? Perché fa un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Io sento un, due, tre, ma non è che sento la musica che fa valzer. Guarda, vedi quelli? È facile, vedi che fanno un, due, tre. Senti, secondo me gente che balla così è la controfigura di Ginger Roger e farà stare insieme, eh? Un, due, tre, 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 un, due, tre. Hai già imparato? Ah, scusa, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Poi un uomo come te deve imparare a ballare. Perché vedi, è un modo anche per stare con una donna simpaticamente. Un, due, tre. Ci si conosce meglio. E ballando trovi la forza anche di dire delle cose che magari in un altro momento ti imbarazzerebbe. Un, due, tre. Io, guarda, penso che sia difficile che una donna possa impazzire per un uomo che la guarda negli occhi e dice un, due, tre, un, due, tre. Comunque, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due. Perdi il tempo, attenta, un, due, tre, no, no. Un, due, tre, un, due, tre. È cambiato, è cambiato quello di prima. No, uno, non è cambiato, liscio, è finita due. La musica. Che figura. Prego.
scusate. Che figura, te l'ho detto, non sento la musica. Sì, sì, me ne sono accorta. Fa niente. Cosa succede adesso? Niente, c'è una canzone. Ah, con la cantante di prima? Sì. Brava. Boh, insomma. E tu, mia piccola bruna, più fredda di mona luna, non chiedere a me l'amor cos'è, io non so amar nessuna. Mi sembra di essere tornato 25 anni fa. Ah, perché tu eri un frequentatore di Valeria? Come? Ci ho passato la mia giovinezza. Appena finita la guerra, ci stavo di casa nelle Valere. Mi chiamavano il Boogeyman. Come ti chiamavano? Il Boogeyman, te lo ricordi? Boogie Boogie, da la vita. Come non me lo ricordo? Da la vita, da. Quindi tu sei un esperto. Senti, allora, secondo te, esperto di Valere, è cambiato qualche cosa nella balera di oggi? Sì, è cambiato molto. Una volta bastava dire balera ed era il classico ritrovo tra militari e cameriere. Oggi è diverso. Già, anche perché le cameriere oramai non si trovano più, quantomeno sono diventate delle mosche bianche. Quindi... No, per quello se ne trovano, anche qui. Ah, perché tu saresti in grado, oggi come oggi, di riconoscere una cameriera dalla sua datrice di lavoro? Certo. Oddio, ci vuole un occhio un po' allenato, un certo spirito d'osservazione. Guarda, per esempio, quelle là, io giurerei che quelle là sono delle cameriere. Come fai a dirlo? Dalla meticolosità con cui mettono a posto la sedia, dal guizzo della mano sopra il piano del tavolo. Guarda quella là. Comandi. Comandi? Sì, comandi. Uno smoking fa certo un certo effetto, lo fa sempre, anche se chi lo indossa è soltanto un cameriere. quindi forse è vero quello che mi hanno detto, che qui, per esempio, nelle balere vengono dei fior di signori, parlo anche di signori di soldi, cioè industrialoni, per risolvere la loro crisi di personale domestico. Cioè vengono a caccia della cameriera e pare che lo facciano senza nessun ritegno. Certo, è qui che avviene l'incontro tra colf e conf, tra collaboratrici familiari, colf, e conf industriali, conf. Giovanni, puoi fermarti qui.
come sto con le piume? Mi donano? Seguimi e poi aspettami fuori. Intanto telefono a mia moglie, dille che farò il possibile. Ciao. Buonasera. Sei nuovo? Sì, sono di leva. Com'è l'ambiente qui? Magnifico. Tutte lavoratrici di casa privata. Perfetto. Oggi qua ci divertiamo, eh? Cosa sono queste confidenze? Stia al suo posto. Che superbia. Tutti uguali questi bersaglieri. Libera? Sì, grazie. Permette questo ballo? Grazie, sì. Di dov'è lei? Sono nata in treno. Cameriera? Lavoratrice di casa privata. Gran bel mestiere. Interessante. Chissà quante soddisfazioni. Ma che soddisfazioni. I padroni sono tutti egoisti. Ti trattano male. Io sono 3 anni che faccio la cameriera e non mi è mai riuscito di rimanere nella stessa famiglia più di 15 giorni. Quanti giorni? 15. Pardon, abbiamo scherzato. Buonasera. A militare, dove vai? Signorina, permette? Posso offrirle un posto alla mia tavola? È l'unica libera. Oh, grazie. Mi sa i bersaglieri, non so dir che de no. Domestica? Beh, in un certo senso, insomma. Ecco, io sarei una donna finita. Finita? Sì, mi lavo, stiro, cucino, faccio tutto. E mi fa anche servire in tavola, perché ho la bella presenza. La donna che ho sempre sognato, anche mia moglie l'ha sempre sognata. Come dici? Niente, 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 che belle mani che hai. Che belle oh, mani. E mi scusa, mi si è sgrostato il smalto. Beh, sono un po' grossette, ma no, 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 ma meglio, perbacco, queste sono mani che spostano un armadio. Mani lunghe, mani grandi, mani senza fine. Scherza. Vogliamo gettarci nel vortice della danza? Come dice? Dico, balliamo? Ah, sì, balliamo. Balliamo. Balliamo, sì, balliamo. Cara, io sento già di volerti bene. Sei impegnata? Beh, veramente sì, sono fidanzata. Ma chi se ne frega del fidanzato? Voglio dire, sei impegnata sul lavoro? Ah, come lavoro? Ma sì, sicuro. Lavoro in una famiglia molto fina, per bene. Ah, sì? Sì, signorile. Ah, dove ti tratteranno come una schiava? Eh? No, pori cani, me volun ben. Ah, sì? Sì. E ti fanno uscire la sera? 3 sere alla settimana. Oh, ma io una cameriera come te la farei uscire tutte le sere se vuole. Te parli così perché esatti non ti si mica un fior come il mio parone. Il tuo padrone, ma cosa dici? Il tuo padrone io me lo comperò. Voilà, voilà. Si sempre sbruffoni voi altri bersaglieri. Allora sediamoci. Sediamoci e parliamo del nostro avvenire. Come ti chiami? Maria. Maria, ah, Maria. Maria, Maria, io voglio fare di te la mia donna. Oh, Dio, ma sì, Totoco, ma ci siamo appena incontrati, Maria, io e te. Io ho bisogno di una donna come te. Tu credi al lavoro a prima vista? Ma io non capisco. Ti piacerebbe venire a vivere con me? 9 locali, 3 servizi, biterrazze, termo... Tutto quello che vuoi, tutta la 13ª mensilità, ferie pagate. Ma... Dico, ma quanto guadagni lì, bersaglieri? In questi ultimi tempi ho avuto un aumento. Sia là, 9 locali, le terrasse, i bagni, tutte quelle robe lì. Ma
credito, scema, dico. Ma lo so benissimo che il mio destino è quello di fare la cameriera tutta la vita. Ma lo farai, perbacco. Non bisogna mai andare contro il destino. Vieni via con me. Vieni. Ma che con te? Che ti devi ancora fare il servizio militare? No, no, io vado in congedo questa sera alle 8. Vieni. Ma non posso! Ma insomma, perché? Ti dico che non posso, mi dispiace. Ma perché? Niente da fare. No, perché sono già impegnata con un altro e le anche. Come ti un militare. Bel moretto, finito anche. Sì. Beh, ma fammelo conoscere, gli parlerò io, ti voglio con me per la tua felicità, per la nostra felicità. Eccolo, lei quelli. Ciao, Tony! Ciao, cara! Allora tutto a posto, eh? Sì. Da domani verrai a stare a casa mia. Sì. Commendator Beduschi, dottor Maranotti. Ma come anche lei? Paracadutista. Commendator Beduschi, mi aiuti lei, per carità, lei è pratico dell'ambiente. So cosa le serve. Purtroppo la Maria era l'unica donna disponibile. Ma allora per me nessuna speranza. Può provare con quello là. È un cameriere, disoccupato, ma con ottime referenze. Proverò, grazie. Addio. Permette questo ballo? Allorché in ogni petto la messicana danzano tutti al suono della baiana. Vien di lontano un canto così accorato, è un minatore bruno laggiù emigrato. La sua canzone sembra d'un esiliato, cielo di stelle, cielo colore del mare. Tu sei lo stesso ciel del mio casolare, portami in sogno verso la patria mia. Portale un cuore che muore di nostalgia. Nella miniera è tutto un bagliore di fiamme, piangono bimbi, spose, sorelle, mamme. Ma un tratto il minatore dal volto bruno dice agli accorsi, senti titubante ognuno, io solo andrò laggiù che non ho nessuno. Leva i cuori, mamme son salvi, tornano i minatori. Manca soltanto quello dal volto bruno, ma per salvare lui non c'è nessuno. Soltanto quello dal volto bruno, ma per salvare lui non c'è nessuno.
Grazie. Grazie. Gentili signore, cortesi signori, la direzione di questo affascinante primario locale è lieta di esternare attraverso la mia modestissima persona questo pubblico accorso così numeroso la sua irrefrenabile contentezza per la presenza qui questa sera di un'attrazione che io non esito a definire internazionale. Reduce infatti dai successi accolti e raccolti non soltanto nei più popolosi capoluoghi di provincia e regione italiana, bensì anche negli ospitali nazioni straniere, quali per esempio l'industriosa Germania federale, il laborioso, seppur piccolo Belgio, giù giù fino alla cara simpatica Austria, patria del valzer immortale, ancora più giù, fino all'esotica Malta, che si tuffa nel blu del nostro mare Mediterraneo. Eccoci qua! Grazie! È veramente straordinario come una persona normale, mi si dice a volte con studi universitari, riesca a mettere insieme tante parole così sostituibili l'una all'altra, a creare un linguaggio che in molti ambienti viene definito elegante, che probabilmente lo è. È una specie di filo diffusione di parole che non soltanto non riescono a interessarti, ma neanche a infastidirti, tutto sommato. Uno potrebbe continuare a lavorare, a leggere un giornale, un libro, a dormire, forse a sognare. E che cosa non ci fa con quel filo del microfono? È un numero da circo. Guardate, lo solleva, lo rotea, lo schiocca, lo avvolge, lo anima. Mi scusi? Dice a me? Sì, io sono veramente un suo sincero, profondo ammiratore. Ma lei è troppo buono, mi vuol prendere in giro? No, dico sul serio, guardi, io l'ho ascoltata fino adesso, lei non finisce di sorprendermi, è una girandola di invenzioni, di immagini, di iperboli, un silos di aggettivi. Scusi, ma come fa lei a creare un'emozione qualche volta basata su niente? Ma vede, qualche volta ci succede, no, a noi presentatori di dover mitizzare qualcuno che magari proprio mito non è, lei mi capisce, insomma, noi dobbiamo comunque creare spettacolo, è vero? E allora bisogna inventare cose per gonfiare un po', come si dice in gergo, lei capisce? Se io per esempio dovessi annunciare un ragioniere, non posso dire il ragioniere X tu cura, è vero, lei mi intende? Dovrei inventare, trovargli qualche cosa, una televisione, magari albanese, ma insomma dovrei dire, signore e signori, ecco a voi il ragioniere X della TV albanese, perché lei mi insegna una TV, è indispensabile. Quindi se lei per esempio dovesse annunciare, non so, Marcel Proust, direbbe, ecco a voi Marcel Proust della radio televisione francese. Senta, mi tolgo una curiosità. Se lei si trovasse nel bel mezzo di una catastrofe, come ne verrebbe fuori? Cioè, voglio dire, come la presenterebbe? Beh, io credo che direi presso poco così. Cortesi signore, gentili signore, l'aspettabile direzione di questo affascinante locale si scusa per l'elegante terremoto e si augura che la gentile catastrofe si esaurisca quanto prima. In attesa, vogliate gradire... Una cortese tromba d'aria reduce dai disastri sulla costa del Pacifico che tanto successo hanno ottenuto alla televisione americana. Magari scompariamo tutti, ma in una nube di charme. Grazie infinite, mi scusi, e continui pure, maestro. Grazie. Gentili signori, cortesi signore, un attimo di attenzione, prego. Il revival, o se vogliamo usare un francesismo, il repassage del ritorno nel rutilante mondo delle sette note, del ballo liscio, si deve, a mio modestissimo avviso, non dico in piccola, non dico in media, non dico neanche in grossa parte, si deve in toto all'orchestra spettacolo Casa Dei. Bye.
come l'invidio. Hai visto come si diverte? Hai visto la gambetta? Io credo che sia una vocazione. Sì, sì, come il genio. Caruso aveva la voce, loro hanno la mazurka e la gambetta. Ma poi l'eleganza, diciamo pure, la verve. Ginger, chiamiamolo Ginger. Sì, Ginger. Chiamiamolo Ginger e non parliamone più. Senti, io le adoro le balere, tu? Ma ti dirò che comincio a affezionarmi anche alla gente della balera. Ho visto tutte facce tranquille, serene, soddisfatte. Felici. Ma guarda. Ma guarda per esempio quella là. Cosa può desiderare di più? Grazie tanto. Sulla pista devo dire non ineccepibile, ma nel rapporto umano super. A me il liscio mi sfianca, la caviglia proprio, però non ci rinuncio, no. Ho letto anche nella posta dei lettori che il tango ha la sua carica sessuale. Ah, come casca bene, perché io ci sono portata proprio di natura, carattere. Sono armoniosa proprio di mio. In ufficio, per esempio, se devo portare una pratica, io non mi sposto, io danzo. Ginger Rogers. Devo dire, la mazurka è la mia droga. Se dopo un Fox mi facessero l'antidoping, a me mi trovano positiva, come Merckx. Bel locale, bella gente, bello tutto. E insomma, dopo una settimana d'ufficio uno anche bisogna una boccata d'eleganza, vero? Locale di prim'ordine, si vede dai servizi. Quando nelle toilette il piastrellato supera l'1,60, è di lusso. Grazie, non. Lo slow come ritmo non lo sento, mi scusi. Non è per lei, geometra. Sempre qui anche lui, brava persona. Solo non gli apprezzo la colonia. Giglio, troppo femminile. Avranno senz'altro sentito parlare di quello che è successo qui l'ultimo dell'anno, vero? L'ira di Dio, un'eleganza. Guardi, gli uomini tutti in scuro, dunque marrone, grigio, nero, non c'era uno spezzato che era uno. Cravatta. Noi signore tutti in lungo, non c'era un pantalone. Dunque io sono arrivata con l'8,50 di un mio conoscente, blu naturalmente. Beh, la prima impressione entrando... Monte Carlo, mancava solo la Grace. Di Ranieri invece ce n'erano almeno una ventina. Dunque là dopo, palloncini veneziani, festoni, daglie in carta. Beh, sembrava un TV Falqui da Sinigaglia. Dunque regali alle signore: bustine di talco, shampoo, saponcini, deodoranti. Tutte case primarie, per dire, presenti in carosello, vero? Dunque, cenone prezzo fisso di primissima qualità. Abbiamo avuto, sì che, antipasto, consommé, rollé, patate sauté, bignè e poi cestini di frutta a volontà, fresca e secca, dattero incluso. A mezzanotte il suo prosecchino per tutti, compreso nel prezzo. Una casa di tradate aveva anche patrocinato un concorso Cenerentola. Sicché le signore che avessero dimostrato di portare il numero della scarpa offerta vincevano anche l'altra. Dunque, trovare una Cenerentola col 45 è stato un po' dura. Quando è venuto il mio turno ho detto al signore, vero, che presiedeva, bell'uomo, Bruno, gli ho detto, senta, avrebbero un mezzo numerino in più. Mi ha detto, nel settore le scarpe dopo il 45 vengono considerate valigie. Villano anche. Ben, me la sono infilata come un guanto, un applauso fragoroso. Le ho tenute su 3 giorni, un po' per la soddisfazione, vero, legittima, e un po' anche perché mi si erano dilatati i piedi, vero, naturalmente col ballo. Ho partecipato anche a una gara di liscio, dunque, campionato regionale juniors della Cassa di Risparmio. Avevo il mio bel numero sulla schiena, stavo proprio andando, devo dire, benino. Anzi, nel quick step mi ero piazzata un quarto posto. A un certo punto è venuto il tango, sa, la comparsita.
Io nel tango giro forte, perché lavoro non solo di piede, ma anche di questo. Sa quel movimento, vero? Ecco. Allora, a un certo punto il Capparuccini, il mio partner, uno della sezione conti correnti, esegue il casquet. Sa, per me il casquet non è un passo solamente, è un colpo di scena. Un po' come, non so, Rossello Ara, faccia conto, in Via col Vento, quando alla fine è là sulla scala, con quel vestito che sembra lavandissima tutta da organza, e fa, dice, domani è un altro giorno fine. Il Capparuccini fa il suo piegamento, io mi fletto, vero, proprio come il gambo di un fiore sotto il vento, e lì restiamo fino alla fine della comparsita. Un accavallamento del nervo sciatico. Sa, il Capparuccini ha una certa età ormai, ma stia a casa. Squalificati. Però il ballo è una gran scuola. Io ho reagito proprio con la forza morale di un'Eleonora e ho continuato a giocare d'espressione. Niente da fare. Il mister, il presidente della sezione liscio della Cassa di Risparmio, mi ha messo nelle riserve. Un'ingiustizia storica. Senti, Gigliola, tu che frequenti più di me, secondo te qual è il fascino della balera? Il fascino della balera è la gente, i tipi, quello che succede lì in pista, guarda. E poi dal punto di vista dello spettacolo è l'imprevisto. Tu qui puoi trovare di tutto. Trovi dall'orchestra in voga al cantante da un milione di dischi, alla vedette famosa, fino al personaggio da cabaret. Anzi, c'è uno scambio fra balera e cabaret. Tu li conosci, il duo di Pialena? Sì, l'ho visto in cabaret. Ecco, però loro sono nati nella balera. Ah, non lo sapevo. Sì, sì, e nella balera ritornano e hanno sempre lo stesso successo, anche con questo pubblico che forse è meno sofisticato, ma è più genuino. Certo, ecco. Io non capisco. Che non ci piacciono i crauti. Bisogna andar molto cauti. Perché? 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 I crauti sono quella cosa che si schiaffano dentro ai barili. Poi si vendono a chili. Quattro etti, mezzo etto, a piacere. Ricordo una sera a Varasse che venivo giù da Savona. Non era Varasse, non era Savona e poi non era neanche quella volta lì.